Un gruppo di persone, tra le quali tour operator, proprietari di agenzie viaggi e altre figure del settore turistico internazionale, fanno tappa da ieri e fino al 21 ottobre prossimo in città, grazie al progetto Mirabilia Post Tour. La Camera di Commercio di Sassari, infatti, aderisce al Mirabilia Network, che raggruppa le 18 Camere di Commercio a livello nazionale, accomunate dalla presenza sul proprio territorio di uno sito o di un bene materiale o immateriale riconosciuto dall'UNESCO. Bene, proveremo a rispondere alle domande e a dare una infarinatura generale su quello che è il prodotto turistico del Nord Sardegna, che è veramente eterogeneo. Ripetiamo tante volte, pare di essere in un piccolo continente con caratteristiche geografiche e non solo, anche culturali, etnografiche, diversissime, passando nel breve spazio di una sessantina di chilometri. Quindi cercheremo di essere utili anche in questo caso al mondo delle imprese e alla filiera turistica, che da queste parti è piuttosto lunga. I buyers internazionali, per usare il termine inglese che identifica questo genere di ospiti, provengono dal Belgio, dalla Repubblica Ceca, dalla Germania, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di offrire loro la possibilità di proporre la Sardegna come itinerario di viaggio per la loro clientela, che ovviamente è variegata. Dunque, hanno un certo budget, vogliono mangiare bene, bere bene, quello che volete fare anche voi. Dunque, un buon vino, un pasto come abbiamo avuto oggi, quelle sono le cose che ricercano, anche un po' di cultura. In queste giornate saranno accompagnati a conoscere il territorio del Nord Sardegna, tra mare e siti di interesse culturale, e ovviamente gli saranno fatti conoscere i candelieri e le nostre tradizioni.